cartoni animati per i più piccoli. Ciao ragazze, bentornate! Oggi entriamo nel mondo dei mini pony, ma non i soliti mini pony, quelli che conosciamo già, no no, entriamo nel My Little Pony Equestria Girls Minis. Sì, perché c'è anche la versione più grande, queste qui sono quelle più piccoline. Se mi avete seguito nelle scorse puntate, vi avevo già mostrato l'aula dell'insegnante, nonché preside, Celestia, che quindi non è più una principessa, ma siccome questo qui non è più il castello di Canterlot, ma è la Canterlot High, quindi la scuola superiore, lei non è più principessa, ma è preside e insegnante. Oggi invece abbiamo Rainbow Dash School Pep Rally Set, quindi è tutto un circuito, un percorso sportivo per fare un po' di movimento. Abbiamo infatti il pallone da calcio, questa è una bandierina, c'è la coppa per il primo classificato, poi abbiamo anche questa simpatico cerchietto e questi due coni per fare il percorso tipo zig zag, e abbiamo anche la borsetta con dentro la borraccia perché giustamente ha bisogno di bere. Queste sono le immagini della nostra Rainbow Dash molto sportiva del cartone animato. L'età consigliata è sopra i 5 anni, anche in questo caso è della Hasbro, come tutti i playset dei My Little Pony. Qui dietro vediamo Rainbow Dash e Twilight Sparkle. Ah, anche lei fa sport ogni tanto allora, bene, fantastico. Possiamo continuare a giocare con i nostri My Little Pony andando sul sito mlpeg.com. attraverso cellulare, smartphone o tablet. Poi possiamo trovare la pagina Facebook e c'è anche la pagina Instagram. Ok, vi ho dato tutte le informazioni per quanto riguarda i social network. E adesso apriamo questa confezione. Sono curiosa di vederla dal vivo. Mi piace questa nuova versione dei My Little Pony, la trovo molto più moderna, forse un pochino meno romantica e dolce di quelle a cui siamo abituati, però è simpatica questa versione. Togliamo tutti gli accessori. Il pallone e poi lei che vedo che è fissata. Se faccio meglio qua, così non volevo rovinarla. Ok, abbiamo tutto, c'è anche un foglietto qua. Oh, bene, questo è quel simbolo che va scansionato per poter accedere, bisogna avere l'app, però per poter continuare a giocare con questi My Little Pony bisogna appunto avere l'app e poi scansionare questa immagine. Vediamo cos'altro c'è nel foglietto. Oh, che belle! No, dai, fantastico! Sono tutte da collezionare. Oh, la discoteca. Allora, in anteprima vi dico che ce l'abbiamo, quindi la presenteremo a breve. Ce l'abbiamo la discoteca. L'ho comprata. Qua invece ci fa vedere tutte le nostre Equestria Girl. Fluttershy, Flash Sentry, un'altra versione di Rainbow Dash, Rarity, DJ Pon, Pinkie Pie, Twilight Sparkle, Sunset Shimmer, Rarity. Questa chi è? Fluttershy, ma che carina! Sembra che stia protestando a scuola però. Fluttershy, dicevo, Pinkie Pie. E qua sotto, ci fa vedere sempre le nostre bamboline. Qui abbiamo anche, questa è la nostra Rainbow Dash e questa è Applejack.
Bello. Ah, e questo è il gioco che possiamo fare scansionando questo simbolo. Bello, quindi praticamente le abbiamo sempre con noi. Sono molto carine queste bambole. Guardate, bello questo set di Pinkie Pie. Con tutte le acconciature. No, vabbè, lo voglio. Il salone di bellezza. Bello. Concentriamoci su Rainbow Dash. Oh, cosa ti è rimasto qua dietro? Pezzo di plastica. Ecco, tolto. Guardate com'è carina, com'è sportiva. Qui abbiamo anche la coda che le possiamo togliere. Ma i capelli si tolgono? No, no. Anche la medaglia d'oro al collo, quindi lei ha già vinto qualcosa. Fantastico. Tutta snodata. Snodate le ginocchia, snodate le gambe, snodate le braccia e la testa. Tutta vestita sportiva. Diciamo che li hanno umanizzati, però hanno conservato tutte le loro caratteristiche, quindi Rainbow Dash è azzurra come Pony e anche nella versione più umana è azzurra, ha la pelle azzurra. Oh, riesco a farti stare in piedi? Ta-da, come ti metto? Devo riuscire. Guardate, la gonnellina si toglie e rimane con i pantaloncini. C'ha il bottoncino. Ora vi faccio vedere gli accessori. Oh, a tradimento, così sei caduta. Guardate, belline queste qui. Ma cos'è, per riparare le orecchie? In che parte va? Ah, da questa parte forse, sì. Ecco. Così sei ancora più, ti pesa ancora di più la testa, sei ancora più sbilanciata. Ma dai, ma stai in piedi. Oh. Dicevo, la coda che l'ho tolto. E il pallone. La bandierina. Oh, pallone, dove vai? La bandierina gliela metto in mano, sperando di non farla ricadere di nuovo. Ok. La coppa d'oro del vincitore. Bella. Pensate, c'è anche hashtag 1. I due coni per fare la corsa, per allenarsi, per correre così a zig zag. Poi abbiamo il borsone, bello viola, con il suo simbolo, con la saetta e la borraccia. Si può mettere qua dentro, ma è deliziosa, è veramente carina. Vediamo se sai palleggiare con la palla, vediamo che sai fare. Aspetta, sai cosa, io ti tolgo la gonna perché secondo me ti muovi meglio. Infatti si muove meglio, sì. Oh, oh. Dai, tira. Allora, adesso Rainbow Dash deve tirare giù i birilli, i coni, scusate. Pronta Rainbow Dash, ci mettiamo così. 1, 2, 3, via! No, un po' più di forza! 1, 2, 3. E via! Sei passata nel mezzo però, sei stata brava! Ma sì, sei brava, infatti hai già la medaglia d'oro, per forza. Ti è caduto il paraorecchie, non vorrei mai che ti prendessi un'insolazione. Dai, calciamo di nuovo, vediamo se te la cavi meglio di destra o di sinistra. Certo che se il pallone stesse fermo. Oh, ma sei caduta te. Ah, non so chi è più schiappo tra me e te negli sport.
Io, sicuramente io. Però è molto bellina. Bene, mi piace questo nuovo mondo dei My Little Pony. Più, come dicevo, più moderno, più per le ragazze di oggi, forse. Più per le ragazze, ecco, diciamo. Magari i My Little Pony sono più per le bambine, questo è un po' più per le ragazzine. Io e Rainbow Dash vi salutiamo, andiamo ad allenarci, vero Rainbow Dash? Salutiamo tutti, ciao, ci vediamo alla prossima puntata, ciao ciao!